Ciao bambini, ciao ciao, eccomi di nuovo qui. Oggi, visto che siamo nel periodo di carnevale, voglio insegnarvi a fare questo simpatico pagliaccio. Vedete com'è carino? E cambia espressione del viso. Qui è felice, qui è triste, poverino, piange. Qui è un po' assonnato, ci fa la linguaccia. E qui è un po' spaventato, è un po' sorpreso. Allora, cosa ci serve per fare questo divertente pagliaccio? Allora, ci servono 4 fogli da disegno bianchi, poi dei pezzettini di carta vellutina, del colore che volete voi o del cartoncino anche può andare bene, un cartoncino che può essere verde, giallo, rosso, dipende che colore volete fare i capelli. Vedete, ad esempio, in questo qui li ho fatti gialli, ho usato il cartoncino giallo. E poi vi servono i pennarelli. Un piatto di carta che avrete ritagliato di una circonferenza un po' più piccola che possa stare nel foglio, la colla, le forbici, una matita e una gomma. Allora, per prima cosa dobbiamo prendere i 4 fogli messi bene uno sopra l'altro, appoggiamo sopra il cerchio che abbiamo ritagliato e disegniamo tutto intorno quella, la circonferenza, si chiama così. E questa è la faccione del nostro pagliaccio. Poi gli facciamo le orecchie, una da una parte e una dall'altra, e poi gli facciamo il collo. A questo punto dobbiamo ritagliare tutti e 4 i fogli insieme, dobbiamo tenerli bene stretti stretti uniti e ritagliare tutti e 4 i fogli contemporaneamente, tenendoli bene bene fermi. Magari se questa cosa è un po' difficile vi fate aiutare da qualcuno, eh? Ritagliate piano piano tutta la testa del nostro pagliaccio. Spostate la mano, ma tenete sempre fermi insieme i 4 fogli. Tagliamo l'orecchia, l'altro pezzo del viso e il collo. E così vi trovate con 4 facce del nostro pagliaccio. A questo punto cosa dovete fare? Disegnare il viso ad ogni facciona del pagliaccio. Come ho fatto qui, io vi faccio vedere. Ne ho disegnato uno spaventato, uno che piange tanto triste, uno che ride e un altro che, ad esempio, possiamo fare un po' che ci fa una smorfia. Vediamo un po'. Facciamolo così. La lingua. Ecco, una faccina un pochino divertita. Ecco, ci sono 4 espressioni diverse che ha il nostro pagliaccio, vedete? Poi, una volta disegnati le varie parti del viso, gli occhi, il naso, la bocca, le guanciotte, le sopracciglia, tutti i pezzi li dovete colorare. Ecco qua che io li ho colorati. Ah, dovete anche disegnare i capelli, mi raccomando. I capelli, io qua li avevo fatti gialli, vi ricordate? Li avevo colorati di giallo. Qui invece li ho preferiti fare verdi. A questo punto, visto che ho fatto i capelli verdi, mi servirà il cartoncino verde poi. Allora, adesso dobbiamo fare una cosa un pochino più difficile, ma che però riusciamo a fare benissimo. Pieghiamo a metà tutte le faccine che abbiamo disegnato, che abbiamo colorato, con la faccina all'interno, vedete? Così, tutte e 4. A questo punto che abbiamo piegato tutte le faccine, mettiamo la colla sull'esterno della prima faccina e ci incolliamo metà della faccina dopo. Ecco così. A questo punto incolliamo l'altra faccina, sempre di seguito così, sempre la metà, la incolliamo bene sopra quella che abbiamo già incollato, così.
e alla fine l'ultima. L'ultima faccina, sempre metà, in questo modo. Cerchiamo di incollarle il più preciso possibile, vediamo un po' come riusciamo a fare, eh? Una volta incollate, vedete, le avremo tutte così, una di seguito all'altra. A questo punto dobbiamo prendere il cartoncino, in questo caso verde perché ho fatto i capelli verdi, e mettiamo la colla sulla prima metà del nostro lavoro, della faccia del nostro pagliaccio, e la incolliamo sul cartoncino. E facciamo lo stesso con l'ultima parte, l'ultima metà dell'ultimo faccione, e la incolliamo sul cartoncino dall'altra parte. A questo punto dobbiamo disegnare i capelli, per cui prendiamo il pennarello e disegniamo i capelli del nostro pagliaccio. Gli facciamo un po' di ricciolini anche qua, un po' di ricciolini anche qui, un po' di ricciolini anche qui e anche sull'ultimo faccione. A questo punto prendiamo la carta velutina o cartoncino, come preferite, disegniamo un bel fiocco. Allora, io prendo l'azzurro, va. Disegniamo un fiocco come siamo capaci, eh? Disegniamo un fiocco così, e lo ritagliamo. Ritagliamo il fiocchettino nella carta vellutina, nel cartoncino, nella carta velina. Poi abbiamo anche una carta di recupero che avete in casa, una carta fiori a pallini, e possiamo incollare il fiocco al nostro pagliaccio. E poi cosa dobbiamo fare ancora al nostro pagliaccino? Lo dobbiamo ritagliare, per cui seguiamo il disegno del nostro pagliaccio, ritagliamo i capelli come li abbiamo disegnati, seguiamo sempre il disegno che abbiamo fatto, continuiamo a ritagliare il nostro pagliaccino, ritagliamo l'orecchia, l'altra parte delle guance, poi la parte sotto del collo. Togliamo tutti questi pezzi che non ci servono. E guardate qua, abbiamo realizzato il nostro pagliaccio che cambia l'espressione del viso. Vedete, qui il nostro pagliaccio è contento, qui il nostro pagliaccio è un po' triste, piange, qui ci fa un po' le smorfiette. Oh, ne ho dimenticata una. Ah, questo qua che è spaventato. Ok. Allora, se questo lavoretto vi è piaciuto, se questo pagliaccetto che cambia espressioni vi è tanto simpatico, provate a realizzarlo a casa. Vi fate aiutare, però non è difficile da fare. Potete fare tutte le faccine che volete. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo lavoretto. Ciao ciao e buon carnevale a tutti. Ciao bimbi.